Giuseppe? Daddy, sei tu? Chi è lei? Chi sei tu? Sono Elena Harper, abito qui di fronte. E allora che ci fai qui? Sono venuta a trovare Giuseppe e Miss Bart. Dottore, la luce! Luce? Sì. Piccola. Hai scelto un momento inopportuno per una visita di cortesia, no? Fareste meglio a dirmi chi siete e che cosa fate qui. Noi abitiamo qui. Non è vero. Io vengo in questa casa tutti i giorni e non vi ho mai visto. Dove sono Miss Abby e Miss Martha? Che cosa le avete fatto? Forse è meglio se ci presentiamo. Questo è il dottor Einstein. Il dottor Einstein? Sì, un chirurgo prestigioso. A volte un chirurgo prestigiatore. Prestigiatore? Sì. Diciamo un mago. E suppongo che adesso lei mi dirà che magari è buono il scarico. Io sono Jonathan Brewster. Lei? È lei Jonathan Brewster? Vedo che hai già sentito parlare di me. Sì, oggi per la prima volta. E cosa si dice sul mio conto? Un gran bene. E si dice che lei è fratello di Mortimer, che spezzava i vermi in due con i denti, sì. Che voleva diventare chirurgo senza andare all'università, che sì. Era ricercato da tutta la polizia, ma non l'avevano mai preso. E adesso che so chi è lei, questo spiega tutto, quindi me ne torno dritta a casa, sì. Se lei gentilmente mi dà il permesso, buonanotte. Dottore, la porta! Quella d'ingresso. Sì, Johnny. Che significa questo? Spiega tutto. E poi che sei venuta a fare qui in questa casa? Niente, mi era sembrato di vedere qualcuno girarsi attorno alla casa. Ah, visto qualcuno di fuori? Sì, ma eravate voi, non è vostra quella macchina? Cosa hai visto vicino alla macchina? Niente, allora mi sono detta, vado da Misaki a dirgli di chiamare la polizia. Ma visto che siete voi non ce n'è più bisogno. Tu stai mentendo! Johnny, io credo che lei dice la verità, lasciala andare, sì! No! Johnny! Sta mentendo, sai! E poi non si va in giro di notte a ficcanasare nelle case altrui! Può essere molto pericoloso! Metta giù le mani! Teddy! Fra un po'. Ci sarà un funerale privato. Sì. Prepariamoci. Ti prego, di a questi signori chi sono io. Dimmi chi sono io. Mia figlia Alice. La figlia del presidente degli Stati Uniti. E tutto questo è meraviglioso! Senti! Carica! Senti! Aiuto! Dottore, il fazzoletto! Peggiorare. Buono Johnny adesso, buono.
Mortimer, ti sei dimenticato gli scherzetti che ti facevo da ragazzo? No! Vuoi essere di nuovo legato alla spalliera del letto? Con gli aghi infilati sotto le unghie? Ah. Mortimer! 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 È proprio Jonathan! Dove pensa con la faccia a Hollywood? Ah. Ah. E litigate sempre appena vi incontrate! Non preoccuparti, tanto Jonathan se ne andrà subito! Io e il dottore siamo stati invitati a rimanere. Per una notte sola, Mortimer. Non saranno qui un minuto di più. Ma Mortimer, abbiamo dato la parola e non sta bene rimangiarsi le parole. Va bene, ma solo per questa notte. Domattina per prima cosa fuori. Dove dormiranno? Nella vecchia stanza di Jonathan. Sì. Ma quella è la mia stanza e non ve l'ho ancora detto. Sono venuto qui per rimanerci per sempre. Oh, che bella notizia! Johnny, cosa ne diresti se noi ci sistemassimo qui? Il dottore è una persona intelligente, farà strada. Johnny, tu puoi dormire sulla sedia. Mentre io invece mi accomodo sulla cassapanca. La cassapanca? La cassapanca! Via, non la facciamo così tragica, passerò un'inchia anch'io sulla cassapanca. Johnny, tutta questa storia mi fa pensare al signor Spenalzo. Spenalzo? Johnny, possiamo dormire noi su Casabanca. Sì, Mortimer. Possiamo dormire noi qui, in questa stanza, sulla Casabanca. Sai, non ti devi preoccupare. Oh, ma non preoccuparti tu, Jonathan. Una volta tanto che torni a Brooklyn avrai diritto a stare nel tuo letto. Oh, Mortimer, non mi permetterei mai, sai, per mio fratello. Ma Jonathan, questa tua improvvisa gentilezza non mi convince affatto. Ma Johnny, andiamo a liberargli la stanza, vieni. Andiamo. Così mi dirai che fine ha fatto Speranza, sì! Ma chi è questo Speranza? E Speranza è un amico che lui tiene molto a ritrovare, lui! Ma non ce lo porterete mica qui, vero? Vieni, andiamo, Johnny! Stai perdendo tempo, ci dormirò io qui! Mortimer! Ma cosa c'è? Stai tremando tutta, cosa? Sapessi che paura, mi hanno quasi ammazzata! Zia Marta! No, Mortimer, è stato Jonathan! Devo averla scambiata per una ladruncola! No! Su, tesoro, su, adesso è passato tutto, siediti qui. Coraggio, che ne dici di un bel caffè caldo? Sì, sì. Oh, andiamo subito a prepararlo. Sì. Cara, non ti levare la lepre dalla testa. Ah, non vorrete mica uscire a quest'ora, sono passate le 12. 12? Elena, devi tornare subito a casa, tesoro. No, ma non volevate un bel caffè caldo, me lo vado a mangiare nessuno. Arriva, non dovevamo festeggiare il nostro fidanzamento. E non abbiamo nessuna intenzione di rinunciarci. Mangeremo una bella fetta di torta e stapperemo una buona bottiglia di vino speciale. Va bene. No, no, il vino no! Mortimer, ma cosa sta succedendo? Ma che vuol dire che sta succedendo? Dovevamo andare a teatro e poi ci hai rinunciato. Mi hai chiesto di sposarti, io ti ho detto di sì e mi hai cacciato fuori di casa. Poco fa qualcuno ha tentato di strangolarmi e tu non solo lo trovi normalissimo, ma mi cacci di casa un'altra volta. Cosa vuoi da me? Io devo sapere se mi ami o no. Io ti amo, tesoro. Ti amo tantissimo. E vedi, proprio perché ti amo, io non ti posso sposare. Ebbene, certo, siccome mi ami non mi puoi sposare. È logico. Ma che sei diventato pazzo? Ma non ancora, ma vedrai, ormai è solo questione di tempo. Elena, la follia corre per questa casa, anzi galoppa. No, non credo sia tutto qui, morto. Elena, c'è una sorta di maledizione nel nostro sangue. Se tu conoscessi a fondo la mia famiglia... Ma perché te ti ho un pochino... Non si tratta solo di te, di risalire a molto tempo fa. Il primo Buster, quello che arrivò in America coi puritani. Sai che a quell'epoca gli indiani scotenavano i pionieri? Beh, lui scotenava gli indiani! Ma questa è storia antica! E anche più recente, prendi mio nonno ad esempio, sai che sperimentava le sue medicine sui morti per essere sicuro di non ucciderli? Tanto pazzo non era, ha fatto milioni! E Jonathan non è appena finito di dire che Jonathan voleva strangolarti! Tuo fratello, amore, non sei tu, ed è te che io amo! Poi Teddy lo conosci, credi di essere Roosevelt? No, Elena, nessun Brewster dovrebbe sposarsi. Se avessi conosciuto mio padre in tempo, gliel'avrei assolutamente proibito. Ma questo non sta a provare che sei pazzo! E poi ci sono le tue zie, ecco, sì. Loro sono le persone più dolci e più sane che abbia mai conosciuto. Beh, anche loro hanno qualche particolare.
detto, vattene a casa. Mortimer, se tu credi di farmela con questa faccenda che sei pazzo, beh, sei proprio pazzo. Io credo piuttosto che tu non hai più intenzione di sposare me, ma io sono fermamente convinta a sposare te. Oh. Io ti amo. Va bene, se mi ami veramente vattene subito di qui. Senti, ma almeno mi accompagni a casa, ho paura. No, oh, adesso solo per attraversare il cimitero, su. No, 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 no. Dai, bacino della buona notte. Va bene, che? No, ma... no. Lascia vedere a zia Marta cosa c'è nella cassapanca. Zia Evi, ti devo delle scuse. Ho da darti una notizia. Jonathan se ne va e porterà con sé Einstein e il loro freddo amico. Jonathan, tu sei mio fratello, un Brewster. Ti do la possibilità di andartene portando via le prove, non puoi chiedermi di più. Va bene. L'hai voluto tu. Chiamerò la polizia. Non toccare quel telefono! Hai visto che fine ha fatto Speranzo? Speranzo? Lo sapevo che quello lì era un oriundo. Oh. Ricordati che può succedere anche a te, sai? Tocci da bella mano, dammi dire, salve Miss Abby, Miss Martha. Ah, caro sergente Moana, cosa possiamo fare per lei? Ho visto la luce accesa e ho pensato che qualcuno non si sentisse bene. Ma vedo che avete degli ospiti, non vorrei disturbare. Ma niente affatto, sergente, venga, venga pure. Questo è nostro nipote Mortimer. Molto piacere, sua zia mi ha tanto parlato di lei. E mio. Questo è Jonathan, un altro nipote. Ehi, lei, dica un po', ci siamo già visti da qualche parte? Non credo proprio. Eppure la sua faccia non mi è nuova. Jonathan, io mi affretterei se fossi in te, i bagagli sono già pronti, vero? Ok, ok, vi lascio i vostri saluti. Un momento, sergente, che fretta c'è? Nessuna. Resti finché mio fratello non se ne sarà andato. Non stavamo per prendere un caffè, vero, Cenerby? Perché non ci fa compagnia? Vado subito a preparare. Oh, sì, sarà bene che prepari anche qualche sandwich. È molto tardi e lei sarà affamato. Ma non si disturbi, fra 5 minuti devo rientrare. Prosciutto, mostarda e capperi. E capperi, sì. Mio fratello andrà via subito, si sieda. Siete sicuri di non avere fotografie del signor Jonathan e fosse qui in casa? Mi sembra proprio di conoscerlo. No, proprio no. Evidentemente mi ricorda qualcun altro. Forse qualcuno che ha visto al cinema. No, non vado mai al cinema, non mi piace. Mia madre diceva che è un'arte, come dire, bassa.
sua madre le diceva questo. Mia madre era un grandissimo soprano, sei un magnifico soprano leggero. Forse ne avrà sentito parlare. Si chiamava... Pesca la Tour. Ah, oh, la Tour. Certo, il nome non mi è nuovo. Ah, sono nato in teatro, sa? Ah. Durante la Traviata, sì, tra il secondo e il terzo atto. Ah, e mia madre dopo ha fatto anche il finale. Una vera professionista. E suo padre? Mio padre era un primo violino, ma appena sono nato è scappato con l'arpa. E così mia madre ha fatto il finale della Traviata senza violino e senza arpa. Ah, bene, bene, una storia interessante, veramente. Se ne potrebbe fare una commedia. Io scrivo per il teatro. Non lo so. Lo so, lei è il famoso critico teatrale Mortimer Brewster. Ed è una fortunata combinazione averla incontrata, perché deve sapere che io e lei lavoriamo nello stesso campo. Ah, sì. Sì, sono un commediografo, lavoro in polizia solo temporaneamente. Capisco, sei arruolato da poco. 12 anni. Intanto raccolgo materiale per la mia commedia. Sarà un colosso. Sì. Non hai idea di quello che può succedere qui, proprio qui a Brooklyn. Ne ho idea, sergente. Mi creda, ne ho idea. Che ore sono? 1:10. Accidenti, devo proprio rientrare. Oh, un momento, sentite, io potrei darle una mano, non sono, lo sa. Dice davvero? Oh, ma certo. Allora si sieda che ne racconto tutta la... Bene, bene, bene. La mia commedia comincia a andare meglio. Finalmente te ne vai. Non ti conviene neanche far presto. Il caffè è quasi pronto. Oh, Jonathan, stai partendo. Anche lei, dottor Einstein. Oh, e non dimentichi la borsa, dottore. Jonathan, non vorrai mica lasciare qui qualcosa, vero? Bene, sergente, è stato un vero piacere conoscerla. Presto ci rivedremo e parleremo del suo lavoro. No, adesso non posso più andare via. Dove no? Ha promesso di aiutarmi, non si ricorda? E adesso scriveremo la mia commedia a quattro mani! Ma non posso, io sono un critico, non uno scrittore. Ah, ma tutti i critici covano in segreto il desiderio di essere degli scrittori. E poi le idee ce le metto io, lei non dovrà fare altro che dargli una bella forma. No, senta, vada, poi un'altra volta con più calma magari... No, mi dispiace, signor Brewster, quel che ha detto è detto. Io non mi muovo di qui finché lei non avrà sentito tutta la trama. Beh, se è così, Mortimer, noi ce ne andiamo. Non ci provare, Jonathan, non ancora, sai che dovete portarvi a tutto. Ah, bene, bene, sergente, allora devo andare via, mio fratello se ne sta. Fate pure, io posso aspettare, in fondo ho aspettato 12 anni. Oh, mi dispiace averci messo tanto. Non pizzi, ma no. Portala di là quella roba, che ne direbbe, sergente, di andare a mangiare in cucina, eh? In cucina? Guarda, sì. Jonathan sta partendo. Oh, bene, benissimo. Venga pure, sergente O'Hara. Non le dispiace mica mangiare in cucina, vero? E dove altro si mangia, ah, signora? Ciao, caro. Bene, Jonathan. Sono contento che sei tornato a Brooklyn. Così mi hai dato la possibilità di sbatterti fuori. E prima di uscire sarà il tuo amico Spenal. Allora, la mia... Guarda, sergente, io vengo subito e lei comincia a mangiare. Lo sapevo che saresti finito a scrivere una commedia con un poliziotto. Faccia da lombrico! Parete adesso, tutti e tre. Dottore, questa faccenda tra me e mio fratello deve essere assolutamente liquidata, sì. Johnny, abbiamo già abbastanza guai. Ci ha dato la possibilità di andarcene, cosa vuoi di più? Tu non capisci, questa è una storia che dura da anni ormai. Ti prego, Johnny, andiamo. No, no. Noi dormiremo in questa casa, dottore. Con uno sbirro in cucina e Spenalzo in casa banca. Spenalzo, Spenalzo. Prendiamo Spenalzo e lo buttiamo in un fiume. Ah, poi torniamo qui e se Mortimer cerca di intromettersi... Johnny, ti prego, no! Dottore, lo sai che quando ho deciso una cosa... Sì, Johnny, tu quando hai deciso una cosa perdi la testa. Johnny, Brooklyn non è una buona piazza per... Dottore! Va bene, Johnny, restiamo fino a quando non ci avranno fatti secchi. E questi adesso dove li mettiamo? Giù in cantina. Sì. Ah. C'è anche questa, sai? I ferri? Sì. Il palazzo. Panama. Panama? Sì. Johnny, dentro c'è qualcosa che fa al caso nostro. Vieni a vedere nostro. Anche tu. Vieni. Jonathan!
Dove sei stato? Mi sembrava di averti detto di sparire. Noi non ce ne andiamo, morti, vero? No, no, Tu credi che io non faccio sul serio? Vuoi che ora veda cosa c'è nella cassapanca? Noi restiamo qui. Va bene, l'hai voluto tu. Così mi libero di te di aria in un colpo solo. Sergente, venga qui! Così sia Oara quello che c'è nella cassapanca, noi gli diremo cosa abbiamo visto in cantina. In cantina? Sì, c'è un vecchietto che ha tutta l'aria di essere un po' morto. Ci sei andato a fare in cantina? No, grazie, basta così davvero, sono pieno! Allora cosa dici al sergente? Allora, caro collega, ci mettiamo al lavoro? Allora penso che se si è fatto tardi, lei dovrà rientrare. Ah, diamolo il cambio, la mia commedia comincia in una meravigliosa giornata. No, il protagonista... Non davanti a questi due, magari le rubano un'idea. Che ne direbbe di raccontarmela in un altro posto da soli, eh? Un altro posto? Certo. Che ne direbbe da Sammy? Oh, Sammy... Perché non andate giù in cantina? In cantina? Sì, si sta comodi. Per me va benissimo. Dove si passa? Vieni! Andiamo da Sammy, c'è gente così per anche qualcosa, eh? Allora da Sammy! Sì, da Sammy. Aspetto! Io mi libero di questa piattola e torno fra 5 minuti. Voi cercate di sparire. Anzi, aspettatevi qui! Lo aspetteremo, dottore. Erano anni che aspettavo questo momento. Sì, Johnny. Ah. Abbiamo trovato proprio quello che cercavamo. Sì. Hai visto tu che aria colpevole a lui? Se ne sono andati, se ne sono andati. Oh! Ancora qui. E Mortimer dov'è? Tornerà fra 5 minuti. E non gli farà piacere vedervi ancora qui. Gli piacerà, gli dovrà piacere. Dottore, portiamo Speranza in cantina. Oh, no! Questo non potete fare. Amico di Mortimer che lo sta aspettando. Un amico di Mortimer? Sì, lui e Speranzo andranno molto d'accordo. Tra morti ci si intende, sì. Oh, cara, credo che parli del signor Hoskins. Hoskins? Voi sapete cosa c'è laggiù? Certo che lo sappiamo, e non è un amico di Mortimer. È uno dei nostri signori. Dei vostri signori? E non vogliamo stranieri là sotto. Ma allora questo Hoskins? Hoskins non è uno straniero. E se voi pensate di poter seppellire il vostro Speranzo nella nostra cantina, vi sbagliate di grosso, perché la nostra cantina è già piena. Piena? E di che? Ci sono, vediamo, 12 tombe. 12 tombe? Sì, non c'è più spazio, quel poco che rimane ci serve ancora, vero Marta? Certo, cara. Vuol dire che tu e Samantha avete assassinato? Cosa hai detto, Jonathan? Le nostre sono opere di bene. Lo facciamo per carità cristiana. E adesso portate subito Speranzo fuori di qui. Voi avete fatto questo qui, in questa casa. E li avete seppelliti lì sotto. Johnny, ma non è straordinario? Le signore... Signorine... Le signorine, lavorando qui, in casa, hanno ottenuto gli stessi risultati che hai ottenuto tu, girando per mezzo mondo. Cosa? Sì, Johnny, ne hanno fatti fuori 12, esattamente come te. Dottore, io ne ho fatti fuori 13. No, Johnny, sono 12. 13! C'è Speranzo. Speranzo? Il primo? A Londra. 2 a San Paolo. Uno a Sydney. Sydney. Uno a Caltanissetta. 2 a San Francisco. Uno a Phoenix. No, Phoenix! La stazione di servizio. 3 a Chicago e 1 nel South Bend a fanno 13. No, Johnny, non puoi contare l'ultimo. Lui è morto di polmonite. Non gli sarebbe venuta se io non gli avessi bucato il polmone. No, Johnny, quella era polmonite. Johnny, le signorine sono state brave quanto te. Bene. Sarà facile rimediare. Me ne serve solo uno. Solo uno in più. E so già chi è. Dottore. Portiamo Speranzo in cantina! No! Quella è la nostra cantina! Andatevene di sopra! No! Ah no!
Amedeus Mozart. La no! 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 Mostro! Mostro! Dottore, portiamo Speranza in cantina! Sì! Seppellire un metodista con uno straniero.